Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jupiter. Ragazzi, siamo ritornati su Akinator dopo tantissimo tempo che non facevo Akinator. Ragazzi, siamo ritornati su questo sito per appunto ragazzi cercare alcune cose a noi molto care, a noi molto molto importanti ragazzi. Di cosa stiamo parlando? Sto parlando della pasta con le cozze, tutti noi conosciamo, no? Del mitico tassista romano senza nafta. Detto questo ragazzi, arriviamo a 10.000 like per avere altri video su Akinator, e consigliatemi qua sotto nei commenti cosa cercare magari nei prossimi episodi. Età come sempre 666. Allora, iniziamo subito con cercare il nostro tassista romano. Il tuo personaggio è di nazionalità italiana? Sì, direi di sì, direi proprio di sì. È diventato famoso grazie al calcio? No, assolutissimamente no. Ha più di 30 anni? Penso proprio di sì. Il suo personaggio è padre... Non lo so. Il suo personaggio lavora ancora? Non so onestamente se ancora adotta la professione di tassista dopo quel video, però penso che ancora faccia il tassista e spero che abbia messo la nafta. Il suo personaggio ha a che fare con la musica? Sì, la musica celestiale. Il suo personaggio ha condotto un programma? No. Il personaggio è un politico? No. Sì, il cazzo. Ha a che fare con il mondo dello sport? No. È diventato famoso grazie alla televisione? No, grazie a YouTube. Quindi YouTube non è televisione. Il suo personaggio è laureato? Non penso. Il suo personaggio è famoso? Sì. Il suo personaggio è diventato famoso grazie a YouTube? Sì. Ha a che fare con il mondo dei videogiochi? No. È del nord Italia? No, è del centro Italia. Attenzione, il suo personaggio è di Roma. Attenzione ragazzi, attenzione. Il suo personaggio è di Roma? Sì. Sì, il suo personaggio ha i capelli? Sì, cazzo. Oddio, se lo indovino non ci credo, raga. Il suo personaggio si occupa di religione? Sì. Ha attualmente più di 40 anni? Non lo so, porca troia, non lo so. Ha diretto un film di arti marziali? No. Cazzo, stiamo andando sulla via giusta? Ti sei perso, caro Akinator. No. Lavoro con i computer? No. È nato a Padova? No. Non ci credo, raga. Non ci credo, l'ha trovato. Sto pensando a tassista romano, YouTube e divinità varie. Come ho fatto a trovarlo, Akinator di merda? Cioè, raga, vi giuro che io non l'ho mai cercato, ma a primo colpo me l'ha trovato. GG Akinator, GG. Intanto, ragazzi, se è tipo 3 o 4 video che ho sempre questa cazzo di felpa, è semplicemente perché dentro questa stanza, quando non c'è la stufa, ci sono meno 85 gradi. Quando c'è la stufa, si crea il deserto del Sahara. Siccome quando registro al 99% non c'è la cazzo di stufa, questa felpa è l'unica che mi tiene calda. Andiamo a cercare, ragazzi, la pasta con le cozze. La prima domanda di Akinator è: il suo personaggio è diventato famoso grazie a YouTube? Già, ci ha letto nel pensiero in qualche modo, quindi diciamo subito sì. Il suo personaggio è di Torino? No, perché la pasta con le cozze è internazionale. Ha a che fare col mondo dei videogiochi? La pasta con le cozze è nata nel mondo dei videogiochi, quindi direi di sì. È di Roma? No. Il suo personaggio è un pentito dalla mafia? No, le cozze non penso abbiano fatto qualcosa di mafioso. Il suo personaggio ha raggiunto più di 1 milione di iscritti? No. Il suo personaggio gioca nel Borgo Ricco Calcio? Ma che minchia di squadra è? No? Il suo personaggio è mai stato a Los Angeles? Non so se la pasta con le cozze è internazionale, però figa non penso. Il suo personaggio gira video su Minecraft? No, le cozze si mangiano, figa. Il suo personaggio è stato accusato di essere gay? Il suo personaggio è del sud Italia? Dato che la pasta con le cozze è nata fra me, Stormy e Giorgio, mettiamo probabilmente, ragazzi, probabilmente. Il suo personaggio ha realizzato un gameplay su GTA 5. La pasta con le cozze è nata su GTA 5. Quindi metto probabilmente. Gira video su FIFA? No, la pasta con le cozze non è mai approdata su FIFA. Il suo personaggio ha la barba? No, le cozze non hanno la barba, hanno le alghe attaccate al kill. Il suo personaggio indossa abiti maschili? No, le cozze indossano il loro guscio. Il suo personaggio è un animale? Attenzione ragazzi, se Akinator mi indovina pure questa, io non ho parole. Il suo personaggio è un animale? Sì. Il suo personaggio cammina su due gambe? No. Il suo personaggio ha stile? Non lo so se ha stile la pasta con le cozze. Il suo personaggio fa parte di un gruppo di 4 amici? Non si abbandona. Cammina su 4 zampe? No. Secondo me, ragazzi, secondo me non ce la farà mai. Il suo personaggio può volare? Non ho mai visto delle cozze volanti. Il personaggio porta il basco? Volesse il suo personaggio porta il guscio? No, ma non porta il basco. Sento che qualcosa sta spingendo. Sto pensando a non te lo dico. Non lo so neanche io. Oh, ma che ne so. Complimenti Akinator, finalmente ti ho battuto, cazzo. Finalmente Akinator di merda ti ho battuto. Suca Akinator che non hai trovato la pasta con le cozze. Ma questo è un male perché la pasta con le cozze è famosissima.
Quindi ragazzi, per questo video su Akinator era tutto, spero tantissimo appunto che il video vi sia piaciuto. Se così fosse arriviamo a 10.000 like per altri video su Akinator e per cercare altri personaggi che mi consigliate ovviamente voi qua sotto nei commenti. Detto questo ragazzi, io vi saluto, la Geppi Tech è tutto e ciao ciao!